Dolce Vita Retirement Living in Via Italia Windsor della famiglia Conciatori, suite privati e semiprivati con climatizzatori, servizio con personale 24 ore al giorno e staff medico in loco, prezzi eccellenti, talento culinario per ogni esigenza dietetica con cucina casareccia e pranzi cucinati freschi giornalmente. Dolce Vita Retirement Home, la vostra ideale casa di riposo. Dolce Vita Retirement Living, tutto il comfort e calore della vostra casa. Italia Bakery, orgogliosa di sponsorizzare il panorama italiano nel centro di Via Italia in Windsor, rinomati nella preparazione di torte, fruitables e sweetables per matrimoni, battesimi e cresime ed altre occasioni. Italia Bakery curerà nei minimi dettagli ogni vostra festa per fare sempre bella figura nelle vostre cerimonie ricordevoli. Ricordate Italia Bakery. Heavenly Rest Cemetery, il complesso di imponenti mausolei con varietà di scelta, dove le persone care sono custodite con la massima cura e religiosamente, fino alla risurrezione. Heavenly Rest Cemetery, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Quest'oggi abbiamo un programma importante, in quanto vi riporto un messaggio dell'ambasciatore dottor Gian Lorenzo Cornado e anche il 10° anniversario della venuta della RAI qui in Canada. E molto altro, quindi sarà un programma abbastanza interessante, quindi seguiteci. La settimana scorsa, gentili telespettatori, vi ho riportato una intervista con l'ambasciatore dottor Gian Lorenzo Cornado ed a un certo punto gli ho fatto una domanda per quanto riguarda i ragazzi, i giovani che vogliono venire dall'Italia qui, e sentiamo appunto questa parte dell'intervista. Un'altra situazione un pochettino diciamo impellente, ma non complicata come quella della doppia cittadinanza, sono i permessi per i ragazzi che vogliono venire qui dall'Italia e le regole sono un pochettino ristrette. Si sta facendo qualche cosa riguardo, eccellenza? Certamente, ne ho parlato proprio di recente con il ministro dell'immigrazione Alexander, c'è impegno da parte del governo federale a venirci incontro. Il problema di fondo qual è? È che mentre è facile trovare 1000 cittadini italiani, giovani italiani interessati a venire in Canada, non è sempre facile trovare 1000 cittadini canadesi interessati a recarsi in Italia. Noi dobbiamo garantire un equilibrio tra queste quote, soltanto una volta che ci sarà l'equilibrio le si potranno aumentare. L'invito quindi a tutti i giovani canadesi d'origine italiana, a tutti gli italo-canadesi di fare domanda per il programma Vacanza Lavoro e quindi di recarsi in Italia a lavorare. In questo modo creeranno i presupposti affinché un maggior numero di italiani venga in Canada in futuro. Adesso siamo a quota 1000, ma mentre gli italiani riempiono subito la quota riservata dal Canada di 1000 posti, la riempiono in un'ora addirittura, non si riesce durante tutto l'anno a riempire la quota riservata ai giovani canadesi per venire in Italia e si arriva a quota 500. Questo crea un problema che io capisco al governo canadese. Dobbiamo quindi venire incontro a questa preoccupazione. Quindi dobbiamo informare i ragazzi canadesi, ecco, di fare bravo. Gli italo-canadesi che si recano a lavorare in Italia sono un'esperienza bellissima, conoscete bene il vostro paese, quindi approfittate di questa occasione. Le informazioni sono su tutti i siti internet del Consolato Generale d'Italia a Toronto e dell'Ambasciata Ottawa naturalmente, e siamo a disposizione per fornire maggiori informazioni. Come avete sentito, gentili telespettatori, è importante che i giovani canadesi che vogliono andare in Italia facciano la domanda appunto per andare in Italia. Sembra che tante persone non sono al corrente di questi programmi e quindi l'ambasciatore ha mandato il seguente messaggio a tutti i consolati appunto per informare di questo programma.
cari cittadini canadesi, sono molto lieto di informarvi che il programma Vacanze Lavoro consentirà anche quest'anno a 1000 giovani canadesi di età compresa tra i 18 e i 35 anni di trascorrere 12 mesi in Italia con la possibilità di cercare lavoro temporaneo retribuito per una durata di 6 mesi. Per i giovani canadesi di origine italiana si tratta di una grande opportunità per conoscere l'Italia più da vicino, familiarizzarsi con la cultura e lo stile di vita del nostro paese, approfondire la conoscenza della lingua italiana e della realtà dell'Italia moderna, riscoprire i luoghi di origine dei propri nonni o dei propri genitori, ammirare le meraviglie artistiche e architettoniche delle città italiane e gustare le delizie della cucina italiana. Attraverso il visto vacanza lavoro, i giovani canadesi potranno cogliere le opportunità di lavoro offerte in Italia per un periodo fino a 6 mesi e vivere così un'esperienza altamente formativa che figurerà nel loro curriculum vitae e consentirà loro di competere da una posizione privilegiata con gli altri canadesi che aspirano a lavorare presso le aziende che hanno rapporti con l'Italia. Chiedere visto vacanze lavoro è semplicissimo, è sufficiente. Primo, essere cittadini canadesi residenti in Canada di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 2. Possedere un passaporto canadese valido. 3. Disporre di risorse finanziarie sufficienti per sostenere le spese di soggiorno in Italia per 12 mesi, dai 2.400 ai 3.500 dollari canadesi. 4. Sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria. 5. Effettuare una prenotazione aerea andata e ritorno. 6. Disporre di un alloggio almeno per la prima parte del soggiorno. I cittadini canadesi che desiderano aderire al programma Vacanze Lavoro sono invitati a compilare formulario reperibile sui siti web dell'Ambasciata d'Italia ad Ottawa e dei consolati generali di Toronto, Montreal e Vancouver e presentarlo assieme al proprio curriculum vitae presso gli uffici consolari. Nella domanda di visto il richiedente dovrà dichiarare la propria intenzione, una volta arrivato in Italia, di acquistare una polizza assicurativa per la responsabilità civile e o una polizza assicurativa di lavoro, se richiesta dal datore di lavoro. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare che il motivo del soggiorno è turistico e individuale, con facoltà di cercare una volta in Italia un lavoro retribuito temporaneo per incrementare le proprie risorse finanziarie. I cittadini canadesi di età tra i 18 e i 35 anni che hanno già previsto e che hanno intenzione di recarsi in Italia potranno quindi cogliere questa occasione per cercare un lavoro temporaneo anche dopo essere giunti a destinazione. Organizzate quindi una vacanza lavoro in Italia da soli o insieme ai vostri amici. Presentate la domanda di visto presso il vostro ufficio consolare e partite. L'Italia vi aspetta. Gian Lorenzo Cornato, ambasciatore d'Italia in Canada. Questo messaggio, gentili telespettatori, è stato scaturito appunto dal fatto che molti giovani vogliono venire qui in Canada dall'Italia per vacanze e lavoro, questo programma, e poi magari cercarsi una posizione e in secondo tempo fare domanda e ritornare. Comunque molti giovani non possono venire appunto perché il programma prevede che lo stesso numero di giovani che vengono dall'Italia deve essere uguale ai giovani che dal Canada vanno in Italia.
E siccome i giovani da Canada non vanno in Italia perché forse non sono informati del programma o altro, quindi è necessario far sapere appunto a questi giovani di andare in Italia, così che gli altri ragazzi dall'Italia possano venire anche qui in Canada. Quindi se sapete di giovani che vogliono appunto per andare in Italia programma lavoro, possono rivolgersi benissimo al consolato e gli daranno tutte le informazioni necessarie a riguardo. Allora, gentili telespettatori, passiamo al nostro programma cominciando con un tributo musicale per la signora Elena Zombanti, che ci ha lasciato 10 anni fa e ricorre appunto in questi giorni il suo compleanno. Questa richiesta viene dal marito Tony Zombanti, e per Elena Zombanti mandiamo in onda Rose Rosse. Arrivederci, a tra poco. Rose rosse per te. L'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te. Unico, every product we carry has a deep tradition behind it. We search far and wide to bring you only high-quality products. Whether it's an impressive assortment of tomatoes and eggplant or an exceptional collection of olives and roasted peppers, our goal is to give you the ingredients necessary to cook delicious meals that you can be proud of. Unico, bringing real taste home since 1917. Huron Automotive, l'officina 1660 Huron Church Road, con meccanici qualificati ed esperti per le riparazioni e manutenzione delle vostre macchine. Huron Automotive cura anche l'aspetto interno ed esterno delle vostre macchine. Huron Automotive, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. For all your car care needs, we are your one-stop shop. Plaza Ontario, importatore e distributore di marmo, granito e ceramica rinomata.
Vasta sala esposizione con scelta di tappeti, hardwood, mattonelle ed altri prodotti in vinyl per le vostre case e i vostri uffici. Plaza Ontario è l'arredamento della vostra casa. Orgoglioso di sponsorizzare questo programma. Potrà trasmettere i suoi programmi qui anche in Canada, quindi sarà una puntata. Giugno 2005, Rai International apre le trasmissioni in Canada. Un programma speciale celebra l'avvenimento. In diretta vi sono tre teatri stracolmi di nostri connazionali a Toronto, Montreal e Vancouver. Fabrizio, mi senti? Io ti sentirei anche se non arrivasse questo applauso meraviglioso del cuore del Quebec, degli italiani di Montreal. È un giorno di festa per oltre 1.400.000 italo-canadesi, una celebrazione di una vittoria difficilissima, costata lunghi anni di battaglie politiche, legali, diplomatiche, amministrative. Fino al 2005 gli italo-canadesi potevano usufruire di poche ore al giorno di programmi Rai su un'emittente locale, Telelatino. Chi invece captava il segnale 24 ore della Rai attraverso un decoder americano era perseguibile penalmente. 19 novembre 2002, il direttore di Rai International, Massimo Magliaro, denuncia l'assurdità che vede il Canada come unico paese al mondo dove non si può vedere il canale dedicato agli italiani all'estero e annuncia la presentazione di una domanda per una licenza alla CRTC, l'autority canadese sulle telecomunicazioni. Benissimo. È importante per noi ricevere la RAI qui a Montreal, direttamente dall'Italia, con tutti i programmi non prescelti da Telelatino. Dobbiamo farci sentire forte e forte e forte. Ma ottenere la licenza sembra impossibile, perché le rigide regole protezionistiche impediscono alle emittenti estere di accedere se in concorrenza con canali televisivi canadesi. E l'emittente locale, Telelatino, fa subito una fortissima opposizione. 8 agosto 2003, una petizione con oltre 100.000 firme a favore di Rai International viene consegnata alla CRTC, un fatto senza precedenti. Durante le celebrazioni del Columbus Day a Montreal, l'attivissimo console italiano Gian Lorenzo Cornado riesce a sensibilizzare il primo ministro canadese di allora, Paul Martin. Siamo in piena campagna elettorale e messo sotto pressione dagli italiani, si sbilancia sul caso Rai. Posso dirle che la questione della televisione italiana è molto importante. Tutti i nostri parlamentari sostengono la richiesta presentata dalla Rai, una richiesta che ha un appoggio enorme, ovviamente anche tra la popolazione. Io personalmente spero tantissimo che la decisione sia una decisione favorevole. La decisione però tarda ad arrivare e il 23 novembre 2003 migliaia di nostri connazionali manifestano ad Ottawa davanti la sede della CRTC, a gran voce, sventolando centinaia di tricolori e cantando l'inno di Mameli, chiedono la licenza per la RAI. 15 luglio 2004, il Canada respinge la richiesta di Rai International. Fortissima è la delusione e l'indignazione della comunità italiana, delle nostre autorità diplomatiche, ma la notizia è criticata anche dai più importanti media canadesi. 20 luglio 2004, decine di pullman carichi di nostri connazionali raggiungono da varie città Ottawa per manifestare davanti al Parlamento. Alla protesta aderiscono i Comites, il CGE, il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi e le nostre più importanti associazioni. Siamo qui venuti per manifestare il nostro disagio di fronte a una decisione che crea un'evidente discriminazione nei confronti della comunità italiana. Rai, Rai, Rai!
non gli faremo scordare questo governo. Finché non ci daranno Rai International continueremo la lotta. Viva Rai! Viva la Rai! Viva la Rai! Rai! Al Ministero della Cultura viene nominata Lisa Frulla, italo-canadese, che si interessa subito al caso e chiede alla comunità italiana di avere pazienza. Aspetta. 16 dicembre 2004, la CRTC, messa sotto pressione anche dal governo, annuncia una modifica delle leggi che regolano la concessione delle licenze, cambiamenti che di fatto sono un semaforo verde per Rai International. Indubbiamente è stata una giornata storica per la comunità italiana in Canada, che ha visto premiata la tenacia con la quale ha chiesto e voluto questo evento. E questo è un regalo bellissimo che è arrivato a tutta la comunità italiana, una comunità che ha lavorato anni, 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 e nella convinzione che sui diritti non si fanno sconti. Questo era un nostro sacrosanto diritto e tenendo duro finalmente ce l'abbiamo fatta. Adesso la sofferenza è finita, adesso dobbiamo veramente gioire e lo facciamo con piacere, siamo veramente felicissimi, noi abbiamo lavorato tutti insieme. Ed eccoci a giugno 2005, è il presidente della Repubblica Italiana Ciampi che, intervenendo durante la trasmissione speciale di apertura del canale di Rai International in Canada, sancisce l'importanza della vittoria ottenuta. Apprezzo quanto ha fatto e sta facendo la Rai attraverso Rai International per essere presente in tutti i continenti e nei continenti in tutti i maggiori paesi dove più intensa è la presenza di italiani là immigrati. Allora, una vittoria che noi oggi festeggiamo in compagnia di Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore d'Italia a Ottawa. Benvenuto e grazie per essere qui a Community. Buonasera, grazie per l'invito. Ambasciatore, lei c'era e ha ribadito più volte che se la RAI è diventata realtà, se è entrata nelle case degli italiani, il merito è tutto dei nostri connazionali e della loro determinazione. Quindi, diciamo, il primo grazie va a loro. Grazie va a loro, alla comunità italiana di Montreal in primis, che si è attivata per prima, e poi a tutta la comunità italiana in Canada. È stata una mobilitazione senza precedenti di tutti i nostri connazionali guidati dal Comites di Montreal di allora e dal suo presidente Giovanni Rapanà. Dopo i dovuti ringraziamenti, cerchiamo di capire meglio perché abbiamo visto i fatti, le tappe. Lei nel 2000 era console generale a Montreal e lo abbiamo detto, Rai International non poteva trasmettere a causa di un'altra emittente che era Telelatino. Ci racconti meglio che cos'era? C'era una procedura particolare all'epoca in Canada. Le TV estere potevano trasmettere in Canada a condizione che le emittenti canadesi che trasmettevano la stessa lingua fossero tutte d'accordo. Ne bastava una, anche una che frapponesse il suo veto e l'emittente estera non poteva trasmettere. C'era da anni Telelatino, questa emittente di lingua italiana in Canada, che riceveva una selezione di programmi da Roma e che li diffondeva in Canada, però pieni di pubblicità, interrompendoli continuamente, ovviamente non offriva un servizio di qualità e la comunità italiana voleva poter ricevere la RAI in diretta da Roma come tutte le altre comunità italiane nel mondo, ma a causa di questa norma Telelatino aveva il diritto di imporre il suo veto e di impedire alla RAI di trasmettere. E questo va fatto per l'insesso dei nostri programmi. Certamente, certamente, e le loro interruzioni, compreso l'Angelus che aveva interrotto con degli spot pubblicitari. Ecco, oggi noi abbiamo telefonini, tablet, certo, ambasciatori, è tutto più facile, però che cosa ha significato quel 5 giugno del 2005 per gli italiani in Canada? Perché è stata sofferta, questo sbarco è stato sofferto. Guardi, io non ero nato all'epoca, ma credo che sia stata un'emozione forte come l'arrivo della televisione in Italia nel 1954. Ecco, lei ci ha portato anche delle copie dei giornali, eccoli qua, abbiamo il cittadino canadese, eccolo, Abemus Rai. Ecco, proprio per parlare, no, come dire, dell'Angelus che non è stato trasmesso, un altro giornale che è il Corriere Italiano, una vittoria di tutta la comunità italo-canadese, eccolo qui, e un altro giornale, finalmente, Rai International arriva in Canada, eccolo qua. È stato importante perché all'epoca non si potevano ricevere programmi italiani salvo quelli trasmessi
in parte da Tele Latino, ma la nostra comunità è numerosa, era composta ed è composta anche da persone anziane, persone sole che non parlavano altre lingue che non l'italiano, quindi era qualcosa di indispensabile. Poi se ci mettiamo anche nei panni di chi vive per lunghi mesi d'inverno chiuso in casa, la televisione italiana era una necessità. Ed era una grave mancanza il fatto di non poterla ricevere, quando invece gli italiani negli Stati Uniti potevano captarla liberamente 24 su 24. Ecco perché è nata questa campagna di mobilitazione. Ed è stata fondamentale, perché senza la comunità italiana, l'ambasciata italiana, il governo italiano non ce l'avrebbero mai fatta a ottenere l'assenso delle autorità canadesi. L'operazione ha funzionato perché la comunità italiana, che è composta da doppi cittadini, quindi canadesi e italiani, con l'appoggio della comunità dei canadesi d'origine italiana, qui parliamo di 1,5 milioni di persone con un peso elettorale non indifferente, sono riusciti a convincere il Parlamento e il governo canadese a modificare la normativa per far trasmettere la International in Canada 24 su 24. Sul piano bilaterale non ce l'avremmo fatta altrimenti. Ambasciatore, mi ha aperto una strada. Quanto contano, quanto contavano e quanto contano tutt'oggi gli italo-canadesi? Cioè, riescono a fare un'opera di persuasione non indifferente, lo ha appena detto lei. Certamente, contano moltissimo, sono tra l'altro i nostri migliori ambasciatori, sono importatori e promotori di Made in Italy. Se la moda italiana è presente in Canada, la cucina italiana, il design, buon gusto, è proprio grazie alla comunità italo-canadese che l'ha importati in Canada. Quindi sono per noi un punto di forza enorme. Benissimo, allora ambasciatore resti qui con me, adesso noi andiamo dal nostro Cristiano De Florentis, che è collegato da un luogo molto particolare di Toronto. Ciao Cristiano, dove ti trovi? Ciao, buonasera. Mi trovo in veramente un posto particolare, perché penso in pochi si aspettano di trovare un castello a Toronto. A Toronto c'è un castello, si chiama Casaloma. Il collegamento l'abbiamo fatto da qui perché ha un'importanza anche per la comunità italiana. Da pochi giorni fa si è conclusa la festa della Repubblica e si è celebrata proprio qui, in questo castello. L'intera comunità ha partecipato. Tutte le associazioni, questa è stata non tanto la festa della Repubblica Italiana, ma si è trasformata anche una festa della comunità italiana, come l'ambasciatore lì presente Cornado voleva, insomma ha spinto molto perché questa festa si aprisse un po' a tutta la comunità. Ministro Santino, Ministro Del Duca. Wonderful place in a cast. Il popolo degli italiani qui in Canada, così come ieri a Ottawa, più tardi a Montreal, una comunità di grande successo, molto influente, non è la prima volta che la visito, una delle nostre comunità più attive, questo è molto importante per l'Italia, per la reputazione del nostro paese e anche per il nostro partenariato con il Canada, che è uno dei paesi nostri partner a cui teniamo molto. Questa festa della Repubblica per la RAI è un po' particolare perché si festeggiano i 10 anni dallo sbarco di questo canale qui in Canada, anche l'ambasciatore Cornado fu parte di quella battaglia. Ecco, la RAI che ruolo ha secondo lei? La RAI ha un ruolo importantissimo. La RAI è un ruolo importantissimo, tutti la richiedono, bisogna trovare modi sempre più innovativi per essere presenti con la nostra televisione, però è molto importante continuare a trasmettere e a produrre programmi anche dalle nostre collettività. Penso solo a tutte le realizzazioni delle nostre imprese all'estero, penso, per parlare del Canada, agli italo-canadesi di successo, alle loro imprese, penso alle scuole e penso alla rete di istituti di cultura e di entità culturali, penso a tutto quello che c'è da raccontare. Bisogna raccontare agli italiani d'Italia l'Italia fuori Italia. Ambasciatore, la festa della Repubblica quanto è sentita, soprattutto per chi vive all'estero ma porta, no? Nel cuore l'orgoglio tutto italiano? In tutto il mondo, dalle nostre comunità, ma anche dai cittadini dei paesi che ospitano le nostre comunità. In Canada il discorso è particolare, proprio perché c'è questa enorme comunità di 1,5 milioni di italo-canadesi, la festa della Repubblica è diventata, l'abbiamo trasformata negli anni, una grande festa popolare, cui partecipano tutti e vengono tutti quanti invitati attraverso messaggi radio, TV, attraverso i giornali. Per questo, anziché avere poche centinaia di persone, abbiamo migliaia di persone che affluiscono ogni anno, proprio perché è la festa dell'Italia.
possibilità di dare appartiene a tutti, non solo ai rappresentanti dello Stato, ma a ogni singolo cittadino, ogni singolo italo-canadese, italo-americano, italo-australiano. C'è proprio un'esplosione di gioia quando, quando si tratta di festeggiare il nostro paese. È la festa dell'italianità, è un po' come il 4 luglio negli Stati Uniti o il Canada Day in Canada, appunto. Allora, ambasciatore, parliamo della nostra comunità, che lei ovviamente conosce molto bene. Chi sono oggi gli italo-canadesi? Di che generazione stiamo parlando? Beh, parliamo delle generazioni arrivate in Canada soprattutto negli anni 50, 60, 70 e dei loro discendenti. È una comunità molto ben integrata, inserita a più alti livelli della società, dal livello politico, governativo, parlamentare, ma anche al mondo economico, finanziario, il commercio naturalmente, artigianato, ristoranti, sono presenti dappertutto. Si sente parlare italiano dovunque e questo fa sì che l'Italia, il nostro paese, sia uno dei paesi più amati, apprezzati e rispettati in Canada. Se lei gira in Canada, non appena dice che è italiano, vedrà dei sorrisi, gente che la saluterà volentieri, o perché è d'origine italiana, o perché ha familiari o amici d'origine italiana, o perché comunque ama l'Italia. Allora, grazie Gian Lorenzo Cornado per essere stato con noi, ci torni a trovare presto, è una promessa. Naturalmente grazie anche a te Cristiano De Florentis, noi ci ritroveremo dopo. Italia Bakery, patrocinatore del panorama italiano nel panificio con ultramoderni macchinari, pane tipico italiano come pagnotte calabresi, ciabatte ed altro, grande varietà di dolci, affettati e formaggi. Italia Bakery, sempre alla ricerca dei suoi prodotti. Formaggi Galati, prodotti genuini al 100%, mozzarella, ricotta, bocconcini, eccetera. I prodotti Galati si possono acquistare in qualsiasi negozio. Volete formaggi genuini per la vostra pizza, lasagne, cannelloni e cheesecake? Potete acquistare i prodotti direttamente al negozio al 931 Tecumseh Road West. Fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Gianni Import & Textile, tutto per tutti, vastissima selezione di tende, copriletti importati, tappeti, macchine per caffè espresso ed altro. Vasta selezione di biancheria per la casa. Gian Import, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Allora, torniamo a collegarci con Toronto. Insieme a Cristiano De Florentis c'è Giovanni Rapanà, consigliere CGE Canada, e Gio Volpe, editore del Corriere Canadese. Benvenuti a Community, benvenuti a tutti. Grazie. Allora, Cristiano, partiamo da te. Come emerge dal servizio, sono tante le comunità di italo-canadesi che vivono in, come dire, in paesi che non sono grandi città e quindi la televisione, lo sbarco della RAI per loro è stata fondamentale e importante. Quante comunità, questa è la domanda, quante comunità ci sono come quella che abbiamo appena visto? Ce ne sono tante, la stragrande maggioranza degli italo-canadesi vive nelle grandi metropoli, Toronto prima di tutto, Montreal, Vancouver e Ottawa, diciamo forse l'80%, però esistono anche tante piccole comunità in paesini sparsi in tutto il vasto territorio canadese, fino ad arrivare all'Artico canadese. Italiani ce ne sono un po' dappertutto, li ho potuti incontrare in questi anni, insomma, di corrispondenze. Beh, per loro l'arrivo della RAI è stato fondamentale, perché mentre in una grande metropoli, con una Little Italy, con l'arrivo addirittura dei giornali e quotidiani dall'Italia, Repubblica, il Corriere della Sera, addirittura con le emittenti locali di cui abbiamo parlato prima, eccetera, eccetera, questo era possibile nelle grandi metropoli. Ovviamente nei piccoli villaggi non arrivava nulla di informazione, quindi la RAI è stata fondamentale, perché in poco tempo la RAI, attraverso degli accordi con i distributori locali televisivi, è riuscita a coprire tutto il vasto territorio canadese. Quindi per loro è stata veramente una rinascita, come avete sentito dalle interviste di questa comunità di Kelowna. Ma ripeto, ce ne sono svariate altre. Insomma. Esatto, insomma, noi abbiamo proprio sentito le persone che tu hai intervistato dire no, noi la guardiamo, la RAI per me è importante, la RAI ci fa compagnia. Allora, io mi voglio rivolgere a Giovanni Rapanà.
Lei è stato uno dei protagonisti della mobilitazione pro-Rai, allora aveva un ruolo che era quello di presidente del Comites di Montreal e propose due grandi manifestazioni davanti al Parlamento federale di Ottawa. Allora ci racconta cosa è successo? Innanzitutto va precisato che la mia è stata un'occasione, è stato un caso che io fossi presidente del Comites, quindi di essere di fronte a questo fenomeno, a questo grande bisogno che emergeva dalla comunità italiana. Per cui ci siamo coordinati soprattutto con l'ambasciatore attuale, l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, all'epoca console generale, che ci ha dato un grandissimo supporto, devo dire, e vorrei sottolinearlo. Ci siamo mobilitati per far sì che il governo del Canada finalmente accogliesse Rai International direttamente dall'Italia. Gio Volpe, oggi lei è editore del Corriere Canadese e ne parleremo fra un po', però al tempo degli slogan We Want Rai International lei era ministro federale delle risorse umane. Allora le chiedo, com'è stata vissuta questa battaglia, questa vicenda dall'ottica del governo canadese però? Beh, inizialmente era una campagna iniziata con degli amici di Montreal, capeggiato, come avete già sentito, da Rapana e da altri che avevano questo interesse di sentirsi sempre più vicino a un'italianità che era troppo lontana. Quelli dell'Ontario, la nostra regione di Toronto, non erano talmente vicino, ma comunque quella loro presenza quel giorno a Ottawa nei campi di rimpetto al Parlamento ebbero il loro effetto e addirittura cominciammo ad avere dei legami, dei contatti molto più stretti, molto più vicini e alcuni cominciarono a capire anche l'importanza politica. Per me era un'importanza fortissima, culturale ed una che veniva man mano anche sentita da molti dei nostri elettori nella grande metropoli di Toronto e quindi prendemmo una decisione di vedere come avrebbe avuto un successo, sì o no, questa loro domanda. Cristiano, vuoi aggiungere qualcosa o magari il dottor Rapana? Sì, no, intanto voglio dire che si è creata poi intorno a questa cosa della RAI una grande unità della comunità italiana e organismi che non si parlavano fra loro, il Comites, per esempio il Congresso, che addirittura a volte erano in competizione, diciamo, ma non proprio amica, insomma, si unirono, si parlarono e addirittura scesero in piazza insieme. Quindi, ecco, creò una sorta di veramente una grande unità nella comunità italiana. Fu una battaglia, stranamente, da una battaglia arrivò una grande novità. È così, Giovanni? Effettivamente, fu la battaglia del secolo, io la ritengo, e fu forse l'unica occasione in cui la comunità italiana si ritrovò veramente unita da tutte quante le associazioni, tutti i sodalizi, tutti gli organismi, ovunque, da Montreal a Vancouver, passando per Toronto, tutti quanti uniti per fare pressione sul governo del Canada affinché concedesse la licenza Rai International di arrivare direttamente all'Italia. Noi, il nostro slogan era quello di avere una finestra sempre aperta sull'Italia, sul nostro magnifico paese che non possiamo mai abbandonare, benché fisicamente ma almeno nel cuore. E allora questa è stata la leva che ci ha fatto iniziare tante battaglie e vorrei raccontare un piccolo aneddoto che secondo me è stato determinante per tutto il prosieguo della battaglia. Un giorno abbiamo ricevuto un messaggio sulla segreteria telefonica di una signora di una certa età, la quale dopo aver fatto tanti paragoni con altri paesi al mondo come il Venezuela e l'Australia e gli Stati Uniti stessi che potevano accedere alla programmazione Rai International 24 ore su 24 e si lamentava che come mai in Canada non fosse possibile questo e ci ricordava che un giorno quando anche noi saremmo stati anziani ci saremmo resi conto che la solitudine uccide. Allora queste sono state le parole che si sta commuovendo, ecco, questi sono gli strascichi di quel vigore, di quella battaglia così forte che ha portato esattamente la RAI in Canada. Allora io, proprio perché l'italianità è importante, la RAI è sbarcata in Canada, io voglio rivolgermi adesso a Gio Volpe e voglio dire, nel 2003, dopo 59 anni di attività, muore un altro giornale italiano importante, era morto il Corriere Canadese, ovvero il più antico e prestigioso quotidiano
quotidiano in lingua italiana all'estero, fondato, pensate, nel 1954 da Dan Iannuzzi, che era una figura storica dell'immigrazione italiana in Canada. E lei, Gio Volpi, ha rifondato il Corriere Canadese nel 2013. Come è riuscito in questa impresa? Beh, come in tutte le altre cose, sempre con l'aiuto di quelli là che avevano le stesse intenzioni, quindi c'è stata una cordata di italo-canadesi che hanno sentito la stessa mancanza e hanno voluto accettare la sfida di far rinascere il Corriere Canadese come quotidiano e maggiormente in lingua italiana, addirittura tranne qualche articolo di specialità o di editoriale, è sempre tutto in lingua italiana, proprio perché sentivano la mancanza di una presenza fisica dell'italianità, senza niente togliere dalla RAI, anzi per complementare la RAI. Diciamo che nel 2013 ormai è certificato, questo giornale ha raggiunto anche le 20.000 copie, quindi è un vero e proprio gioiello, di nuovo è tornato a splendere. Cristiano De Florentis, siamo quasi in chiusura di spazio, ti faccio questa domanda: come sta il dottor Rapanà? Perché si è emozionato e anche noi qui nello studio, come dire, abbiamo un po' accusato questa emozione. Ma non ti preoccupare, ci prenderemo cura di Giovanni Rapanà e immagino, insomma, rivivere tutte queste emozioni insieme, 10 anni insomma di battaglie, poi alla fine la battaglia di Rai International durò veramente a lungo, quindi insomma immagino far uscire fuori attraverso le immagini che ha visto, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, gli staremo a fianco. Sì, sì, certo, io ringrazio e mi scuso di questo piccolo incidente. No, ci mancherebbe. Comunque, questo è un ottimo segno, vuol dire che siamo vivi. Sono i ricordi che emergono, ritornano alla mente e quando li hai vissuti in prima persona poi è difficile dimenticarli. In ogni caso mi consenti di ringraziare in onda, attraverso le onde di Rai Italia oggi, tutta la comunità italiana in Canada e in particolare i comites di Vancouver, di Toronto, di Ottawa e naturalmente quello di Montreal. Tutti quanti hanno contribuito al successo che oggi stiamo vivendo e vorrei sottolineare anche il grande contributo dato dai miei colleghi del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. E vorrei ricordarli: Carlo Consiglio da Toronto, Alberto Di Giovanni da Toronto, Rocco Di Troglio da Vancouver e Domenico Marozzi da Edmonton. Ecco, in 5 abbiamo coordinato questa battaglia di cui oggi stiamo raccogliendo i frutti. Esatto, ne stiamo raccogliendo i frutti. Allora sono io che ringrazio a questo punto voi, Cristiano De Florentis, Giovanni Rapanà, consigliere CGE Canada, e Gio Volpe, editore del Corriere Canadese. Grazie per essere stati qui con noi e aver festeggiato i 10 anni della RAI in Canada. Da adesso noi dal Canada voliamo e andiamo in Ciociaria, precisamente a Sora, dove in cima ad un monte visibile da tutta la valle, dal 1500 sorge un piccolo santuario intitolato alla Madonna delle Grazie. Ebbene, il 16 febbraio 2013 il santuario è stato distrutto da un terremoto, un danno terribile per tutti i sorani, per tutti i ciociari. Lo scorso 29 aprile però, attenzione, il santuario ha riaperto le porte, tutto restaurato, e tutto questo è stato possibile grazie all'impegno degli italo-canadesi del Sora Club di Toronto. Allora, ci racconta tutto Luigi Maria Perotti e poi torniamo qui a festeggiare. Dopo 2 anni dal terremoto del febbraio del 2013, questa sera riporteremo la Madonna delle Grazie sopra la sua chiesa originaria. È una chiesa che sta lì su, che domina la nostra città da circa 500 anni. Tutto è cominciato con una telefonata nel Natale 2013 con Tony Porretta. Gli ho raccontato questa cosa, gli ho detto: stiamo avviando una raccolta fondi per una cosa importantissima. E in un primo momento mi dimostrò un pizzico di dubbio, perché i tempi sono passati, le generazioni si sono avvicendate, però poi mi richiamò e mi disse: si può fare, perché ho coinvolto le persone giuste. Solo nella città di Toronto vivono 5.000 sorani. Ci siamo messi in moto tutti insieme e abbiamo fatto una raccolta. Abbiamo raccolto circa $150.000, perché quella chiesa ha un significato particolare, se la potete vedere. Guarda Sora la mattina quando i sorani escono la salutano e la sera quando rientrano la risalutano. Ha fatto sempre parte del nostro cammino, della nostra storia. È stata un'avventura veramente entusiasmante, incredibile, non ci credevamo. Se ci fosse stato da scommettere, nessuno l'avrebbe fatto.
Ci sono state compagnie, i Sorani sono anche imprenditori che hanno dato delle belle somme, ma c'è stata anche la gente semplice, per esempio un Ferdinando Lato, un pensionato di 85 anni che mi ha portato $1,500 che ha voluto donare alla Madonna. Venendo io qui in Italia l'anno scorso, sono venuto qui a trovare il nostro parroco Monsignor Don Bruno Antonellis, qui alla chiesa di Santa Restituta in Sora, e lui aveva esposto questo desiderio se poteva avere dei contributi dalla parte dei Sorani di Toronto, a quale io ho risposto ben volentieri di dare una mano, e così abbiamo fatto sì che si facesse una festa lì in Toronto per raccogliere questi soldi per mandare qui in Italia. Mai potevo immaginare che si potesse raggiungere una cifra così, poi tradotto in euro sono diventato 85.000, per cui siamo riusciti non solamente anche a riparare il tetto così come era nel programma, ma anche a renderlo ancora più luminoso e anche restaurare quello che non avremmo potuto fare in nessun modo con le nostre forze, le nostre energie. Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma. Spero sia stato interessante abbastanza e vi ricordo ancora una volta, in poche parole, il messaggio del nostro ambasciatore per quanto riguarda il programma Vacanze Lavoro. Molti ragazzi giovani dall'Italia vogliono venire qui in Canada con questo programma Vacanze Lavoro. Vengono qui per un anno, possono lavorare per 6 mesi e quindi prendere contatti di lavoro e in seguito, se sono fortunati abbastanza di trovare un datore di lavoro, possono ritornare in Italia a fare domanda e ritornare qui in Canada in una maniera permanente. Ora, questo programma, come avete sentito, è abbinato al fatto che tanti giovani vengono dall'Italia qui e tanti giovani dal Canada dovrebbero andare in Italia. Comunque i giovani canadesi non sono tanti al corrente di questo programma ed è questo stato il messaggio appunto del nostro ambasciatore di informare i giovani canadesi di origine italiana che c'è questo programma, che possono recarsi in Italia per un anno per contratto lavoro, lavorare per 6 mesi e prendere contatti qualora loro vogliono rimanere in Italia a lavorare, oppure prendere una esperienza che sarà utile per il loro curriculum vitae, per il lavoro e per essere più favoriti nel trovare posti di lavoro in compagnie che hanno contatti con l'Italia. Quindi è un programma da seguire. Qualora ci sono giovani canadesi che, di origine italiana che vogliono prendere vantaggio di questo programma, possono chiamare il consolato e quindi avere le informazioni a riguardo. Comunque, come avete sentito dal nostro ambasciatore, lui raccomanda moltissimo e incoraggia i giovani a fare queste domande, andare in Italia per un anno per un'esperienza e nello stesso tempo permettere anche ad altri ragazzi italiani che vogliono venire qua in Canada di venire pure, in quanto, come ho detto prima, tanti ragazzi dall'Italia vengono in Canada e tanti altri dal Canada dovrebbero andare in Italia. Detto questo, gentili telespettatori,
vi ringrazio di avermi seguito e voglio commentare un attimo su questo programma che vi ho riportato, ed è stato veramente bello vedere i ricordi del passato, del lavoro che abbiamo fatto per Rai International, e voglio esprimere i miei apprezzamenti e complimenti al Sora Club di Toronto, che hanno raccolto la somma di ben $150,000 per ricostruire il santuario della Madonna delle Grazie. Come avete visto nel servizio, è stata una cosa molto molto apprezzata dai sorani, l'aver avuto l'aiuto dei sorani qui in Canada per fare questo lavoro. È un gesto molto molto, diciamo, generoso da parte di un club che spende i soldi per maniera così fattiva. E ancora una volta voglio fare i complimenti ai membri del Sora Club di Toronto per aver fatto questo gesto molto generoso e per aver restaurato un santuario molto molto caro alla popolazione di Sora e dintorni. Ancora una volta, gentili telespettatori, vi ricordo che Panorama Italiano viene trasmesso la domenica alla 1 per la zona di Windsor e Leamington, e quindi ripetuto la sera alle 7:30 e il mercoledì alle 5:30 e alle 11 di sera. Coloro che vogliono informare la comunità dei loro eventi possono sempre chiamarmi al 972-1355 oppure mandare una email a panoramaitaliano@cogeco.ca. In questo programma facciamo anche auguri per lieti eventi in famiglia, battesimi, cresimi, comunioni onomastici, eccetera. Coloro che vogliono estendere ai loro cari gli auguri tramite questo programma possono chiamarmi al 972-1355 oppure mandare una email a panoramaitaliano@cogeco.ca. Questo programma è anche online al www.panoramaitaliano.ca e su YouTube Panorama Italiano Windsor. Ed ora, gentili telespettatori, con molto piacere facciamo gli auguri per il 90° compleanno della signora Ada Fiorini. Questa richiesta viene appunto dalla figlia Ida e Joe, Maria e Federico, Yolanda e Dominic, e dai nipoti tutti. Di nuovo tanti tanti auguri per tuo 90° compleanno, Ada, e per te mandiamo in onda la canzone La Squadra. Arrivederci alla settimana prossima. Ciao. Terra distesa nel mare, e in ogni canzone ci parla d'amore. Terra di grano e di fiori, di sole e di vino, di spine e di allori. Terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti vuole lasciare. Ogni paese ha una festa, una banda che suona, una piazza, un caffè. Santi e poeti, né troppi mafiosi e pochissimi preti. Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più. Terra di masti indogora, la gente che parte in terra lontana. Ma in ogni posto del mondo, dovunque tu vada, da solo.
forse è una canzone, è una storia che nasce da ogni emozione. E ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita. Voce di popoli stanchi da forza un'idea che non muore più. Buon appetito! Per deliziosi pasti in famiglia, prodotti Primo. Italia Bakery, patrocinatore di Panorama Italiano. Windsor Building Center ha tutto l'occorrente per i vostri lavori, laterizi e legnami di prima qualità come drywall, insulation ed altro, con servizio a domicilio in tempo e con la massima cura. La famiglia Riolo è lieta di servirvi sempre meglio in tutti i vostri acquisti. Windsor Building Center, Tecumseh e Benwell. Germain Restaurant Supply all'1131 Grandford Avenue è il negozio dove la donna della cucina, come pure il proprietario di ristorante, trovano oggetti per i loro bisogni, piatti, bicchieri, stoviglie e tant'altro a prezzi speciali. Germain Restaurant Supply, il posto per i vostri bisogni della cucina. Parola dello chef. Thank you.